E invece no, allora, nuova settimana, noi adesso apriamo con una breaking news. Possiamo chiamarla breaking news? Ma direi che è la notizia della settimana, cioè ce ne sono molte, cioè, però questa secondo me merita. Sì. Allora, sapete tutti chi è J.K. Rowling? Chi è? Beh, la famosa autrice di Harry Potter, che ha detto ultimamente una grande notizia alla fine. Qual è questa notizia? È che lei voleva in realtà far mettere Hermione con Harry Potter. Ah, quindi... E poi dopo ci ha pensato su, ha detto no, che poi Ron bene. Rimaneva da solo perché non poteva farsi la sorella e quindi... Poteva farsi altre cose però da com'è. Solo, sai com'è, di solito. E quindi è finita malissimo alla fine per Harry Potter perché si è accontentato della sorella. Ma tra l'altro ogni tanto questa autrice qua esce con queste perle tipo che Silente era gay, poi dice che... Sì. Ogni tanto fa delle conferenze, impazzisce, secondo me inizia a dire delle cose ma le dice a caso. Ma in realtà non tutti sanno che lei ha fatto un altro libro dopo. Sì. Però non... Aveva fatto un altro libro che aveva pubblicato sotto un falso nome, non aveva avuto nessun successo. No. E aveva detto, vediamo se sono così brava da lanciare un altro successo. E non ce l'ha fatta, allora ha dovuto dire che era terra. Vabbè, dopo Harry Potter è un po' improbabile fare qualsiasi cosa. Cioè, alla sì. fine Harry Potter... Successo mondiale, bellissimo. È stato uno dei pochi libri che tipo... Che ho letto io. Non vedevi l'ora di leggerlo, quasi lo leggevi in inglese, non sapendo l'inglese. Beh, chissà come l'hai letto bene allora. No, vabbè, un po' lo sapevo. Però, insomma, ho imparato l'inglese anche con Harry Potter in inglese.